Questa sera ci sarà il primo evento di presentazione Apple del 2021, Spring Loaded. Il video di oggi non era stato preparato, non c'è nessun testo pronto, però voglio comunque raccontarvi quelle che saranno secondo me le novità principali, perché solitamente Apple durante i suoi eventi suddivide il tutto in quattro macro novità fondamentali. Lo abbiamo visto durante lo scorso evento di novembre, quando è stato lanciato l'Apple Silicon M1, difatti anche entrando sulla sezione degli eventi Apple sul suo sito vengono riprese queste quattro suddivisioni. Avevamo come primo prodotto l'Apple Silicon M1, il MacBook Air, il Pro 13 e il Mac Mini. E la stessa cosa è accaduta anche durante l'evento precedente con l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 normale, gli accessori MagSafe e l'HomePod Mini. Quindi c'è sempre stata questa categorizzazione in quattro prodotti principali. E anche oggi molto probabilmente vedremo quattro prodotti. Il primo è sicuramente l'iPad Pro del 2021. Di questo ne parliamo da diverso tempo e sappiamo che dovrebbe essere lanciato con un display mini LED, quindi con una gestione più intelligente in zone della retroilluminazione del display. Sicuramente verrà mantenuta il refresh rate a 120Hz, anche perché non vedo come questa sia una feature che era presente sul precedente modello e venga tolta sul nuovo, quindi sarà un display mini LED a 120Hz, almeno questo è quello che ci dicono i vari rumor. Questo display inoltre dovrebbe portare ad avere uno spessore leggermente più grosso rispetto al precedente tablet, ma di pochissimo, dell'8% in più rispetto al precedente iPad, quindi una roba che in realtà si nota davvero pochissimo. L'altra novità la vedremo sul SOC. I rumor ci dicono che dovrebbe essere lanciato con un Apple Silicon M1. Io ci ho sempre creduto poco a questa opzione, però ormai le informazioni si stanno accumulando sempre di più. Non so la motivazione per cui Apple dovesse utilizzare lo stesso SoC di un PC su un tablet, però sicuramente ce lo spiegherà durante la presentazione se così dovesse essere. L'altra novità, molto probabilmente sul tablet, la vedremo non sul dispositivo stesso, ma sulla Apple Pencil, perché dovrebbe essere lanciata la terza generazione di Apple Pencil. Abbiamo avuto la prima che si ricaricava tramite la porta Lightning, poi la seconda generazione che si collegava al tablet tramite un attacco magnetico e si ricaricava tramite una ricarica wireless dal tablet stesso, e poi questa terza generazione dovrebbe portare delle funzionalità in più, funzionalità software, sia software che hardware, e anche si pensa alla possibilità di cambiare le punte, quindi vedremo stasera cosa verrà presentato. Questa comunque era la prima novità principale di stasera, che ormai è data per certa da tutti, anche dal logo dell'evento Apple, che è ovvio che si è disegnato con una Apple Pencil. Ma la seconda novità dovrebbero essere, o meglio, gli AirTag. Ovviamente queste sono tutte supposizioni, vi dico potrebbe essere così, però diciamo che ormai i tempi sono pronti. Per quanto riguarda gli AirTag, è stato aggiornato da pochissimo il software dell'applicazione Dov'è, è stato aggiunto il tab degli accessori di terze parti, quindi adesso si possono localizzare delle biciclette, ma si pensa anche che sia stato preparato il tutto per l'arrivo di questi AirTag, che dovrebbero essere dei dischetti che si applicano ad esempio su uno zaino oppure all'interno di un portafoglio, anche perché si pensa possano essere molto molto sottili. E sembra tutto pronto anche perché gli accessori, stanno uscendo delle foto degli accessori di terze parti, ad esempio questo qui dovrebbe essere un laccetto in silicone dove si inserisce il dischetto e poi si aggancia a qualunque cosa voi vogliate, e poi potrete trovare questo accessorio all'interno della vostra applicazione. Quindi ormai dovrebbe essere tutto pronto, le funzionalità più o meno si possono intuire, l'unica cosa che non sappiamo è il prezzo, ma vedremo tutto stasera. La terza novità di stasera, molto probabilmente, secondo me, non sarà un prodotto hardware, ma sarà un qualcosa di software, un servizio in abbonamento. Secondo me oggi Apple lancerà Apple Podcast Plus, che sarà un servizio a cui gli utenti si potranno iscrivere a pagamento per avere dei contenuti premium. Tutti i contenuti audio in quest'ultimo anno stanno avendo una crescita davvero importante, l'abbiamo visto durante il 2019-2020 con il boom dei podcast,
Poi a inizio anno c'è stato Clubhouse e tantissima attenzione proprio su tutti i contenuti audio, quindi tutti i contenuti che si possono ascoltare senza dover vedere obbligatoriamente un video. Quindi secondo me Apple vuole cavalcare un po' l'onda e offrire dei contenuti un po' più premium, di qualità un po' più alta. Sicuramente ci saranno dei creatori di contenuti americani con i quali Apple avrà già siglato un accordo per portare qualcosa in esclusiva, e molto probabilmente vedremo il tutto espandersi anche verso il nostro paese. Non so se questo arriverà fin da subito anche in Italia, però sono davvero curioso e secondo me questa sarà la terza novità di stasera. Infine, la quarta novità di stasera, ormai tutti la danno per scontata ed è probabile che vedremo i nuovi iMac con tutta un'estetica rinnovata. Allora, i leak e le novità durante gli scorsi giorni sono state davvero tantissime, ormai i giornalisti sono quasi certi di questa cosa. Dividiamo questo nuovo iMac in tre novità principali: display, estetica e SoC, la nuova piattaforma hardware. Per quanto riguarda il display, probabilmente ci sarà un salto dalla diagonale di 21 a 24 pollici. E l'avere questa nuova diagonale potrebbe portare anche a una nuova risoluzione, perché se Apple dovesse mantenere il 4K passando dai 21 ai 24 pollici, si andrebbe a scendere troppo nella densità di pixel per pollice. E portando il tutto a un 4.5K si tornerebbe a una densità di pixel per pollice di circa 220 ppi, che solitamente questo è una soglia su cui Apple cerca di tenersi per definire un display retina. Quindi nuova diagonale da 21 a 24 e nuova risoluzione da 4K a 4.5K. Poi sicuramente saranno ridotte tantissimo le cornici rispetto al modello precedente. Non troppo in realtà, perché avere delle cornici troppo fini crea una sorta di poco distacco rispetto al background del monitor. Questo è un discorso particolare che ha a che fare con la messa a fuoco, la vista, e magari lo approfondiremo durante un prossimo video, però sicuramente è probabile che su questo iMac, anzi è quasi sicuro, che vedremo un'estetica rinnovata, anche perché è troppo identica da anni. Sempre per quanto riguarda l'estetica, il design di questo dovrebbe essere molto simile a un Pro Display XDR, quindi tutto molto più squadrato, delle linee più nette rispetto a quelle più bombate delle scorse generazioni. Poi dovrebbero tornare i colori, perché questa in realtà non è una novità degli ultimi giorni, ma se ne parla da diverso tempo. Dovrebbero tornare quindi delle colorazioni come la rosa, la verde, la blu e poi quelle un po' più classiche, la grigia e la grigia scura, più tendente al nero. E l'avere dei colori potrebbe aver senso nel caso in cui Apple cambia anche il nome e diventi Air, perché la nomenclatura Air solitamente Apple l'ha utilizzata sui dei dispositivi colorati. Vi faccio l'esempio dell'iPad, dove abbiamo l'iPad Pro che ha una colorazione piuttosto sobria, un grigio, mentre l'iPad Air viene venduto in diverse colorazioni un po' più vivaci e allegre, e quindi avrebbe senso l'utilizzo di Air su un prodotto del genere colorato. Infine, la terza novità di questo iMac potrebbe essere, anzi sicuramente sarà, nella piattaforma hardware, perché vedremo nuovi SoC Apple Silicon. Ormai Apple ha, diciamo, abbandonato quasi totalmente Intel. Si pensa però che possa avere un Apple Silicon M1, quindi non un SoC più prestante rispetto ai precedenti Mac Mini, MacBook Air e Pro 13. E questo avrebbe senso perché durante le scorse settimane, durante gli scorsi giorni, Mark Gurman ha twittato, questo è un giornalista di Bloomberg molto affidabile, e ha scritto: non pensate sia strano che il nuovo iMac abbia lo stesso SoC di un tablet, dell'iPad? Solitamente Gurman, quando si espone così tanto, non sbaglia mai. Ha una affidabilità molto molto elevata. E tutto questo avrebbe senso perché, tornando al discorso della nomenclatura Air, l'avere un SoC Apple Silicon M1 potrebbe aver senso perché questo sarà un PC desktop di fascia bassa, ovvero l'entry level. La potenza ovviamente la sappiamo, quella dell'M1 è davvero molto molto elevata, però anche tornando al discorso della nomenclatura Air, torna tutto, perché anche questo aggettivo Air solitamente Apple lo utilizza su tutti quei prodotti che non sono di fascia altissima come i prodotti Pro. Tornando al discorso del tablet, abbiamo l'iPad Pro che è quello più prestante e poi l'iPad Air che è sì potente,
però non arriva alle prestazioni del Pro. E quindi torna tutto, anche l'avere questo chip Apple Silicon M1. Qualcuno sicuramente potrebbe rimanere deluso perché tecnicamente un iMac del genere avrebbe la stessa potenza di un Mac Mini, che costerebbe decisamente meno. Ma se dovessimo pensare di acquistare un iMac o un Mac Mini, diciamo che entrambi avrebbero senso, perché un iMac sicuramente costerebbe di più, nonostante avesse le stesse prestazioni, ma qui avremmo un display di altissima qualità e poi sarebbe inclusa all'interno del prezzo anche la tastiera e il Magic Mouse. Quindi diciamo che tutto ha senso, tutto dovrebbe essere confermato e allineato secondo le novità che vedremo stasera. Adesso, io sono curioso tantissimo della presentazione che vedremo stasera alle 19, sicuramente arriverà un video riassuntivo, però riassumendo tutto quello che potremo vedere, ora vi posso dire che secondo me vedremo un iPad Pro in versione 2021 con una Apple Pencil di terza generazione, poi gli AirTag, quindi un nuovo prodotto, Apple Podcast Plus, quindi un nuovo servizio in abbonamento, e infine il nuovo iMac in versione 2021. Queste secondo me saranno le novità principali. Fatemi sapere qua sotto nei commenti voi cosa pensate e soprattutto cosa vorreste vedere stasera. Noi comunque ci vediamo a un prossimo video, che sarà il riassunto di questa presentazione. Ciao a tutti, da Lorenzo.